Almeno due persone sono morte in un'esplosione rumorosa dopo che un camion si è scontrato a Bologna. L'incidente tra almeno due veicoli, uno dei quali stava trasportando materiale infiammabile, provocando 67 feriti. Un incidente, che coinvolge un camion cisterna con materiali infiammabili, causato una forte esplosione lunedì e un'enorme palla di fuoco nell'A14 Bologna-Taranto, nei pressi dell'aeroporto di Bologna nel nord Italia. I servizi di emergenza e i media locali riferiscono che almeno due persone sono morte e 67 sono rimaste ferite, 14 delle quali in gravi condizioni, secondo la prefettura di Bologna. Una delle vittime potrebbe essere l'autista del camion, che rimane mancante. Nelle immagini del traffico diffuse dalla polizia si vede come il conducente del veicolo in questione circolasse sulla tangenziale senza rendersi conto che si stava dirigendo verso la conservazione di diversi camion. Non ci sono segni di frenata mentre ci si avvicina a loro. Alla fine, provoca la collisione fatale un'enorme esplosione. Erano le 14, ora locale. Le fiamme hanno interessato le diverse auto circostanti e anche i veicoli di due concessionari Fiat e Peugeot parcheggiati sotto il ponte in cui si è verificato l'incidente, parzialmente distrutto. Ciò ha innescato una serie di esplosioni a catena di automobili. Alcuni dei lavoratori di questi concessionari sono tra i feriti, secondo il quotidiano Il Resto del Carlino. Fonti del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, ASL, hanno dichiarato che per il momento ha scontato un totale di 67 persone con ustioni prima, seconda e terza elementare. Tra i feriti ci sono diversi poliziotti e carabinieri, che regolavano il traffico a causa di un incidente precedente. Un enorme incendio è scoppiato lunedì sulla Ring Bologna nel nord Italia, dopo l'esplosione di un camion cisterna, che ha lasciato due morti e decine di feriti ora, secondo la stampa italiana. Secondo la formulazione di Bologna quotidiano La Repubblica, ci sono 67 feriti, 14 dei quali sono in gravi condizioni al fuoco di Borgo Panigale. Nei pressi delle immagini Bologna LAS aeroportuali trasmesse da vigili del fuoco hanno mostrato un enorme pennacchio di fumo nero uscendo dai resti di un camion carbonizzato e bruciato e molte auto fuori strada. Pompieri stanno ancora lavorando per controllare le fiamme, riferito un giornale Tuipsegun. Un ponte sull'anello determinato parte rotte e numerose auto sono esplose da un vicino negozio di auto. Gli abitanti dei quartieri circostanti vengono generati allarme antincendio evacuados e in tutta la zona e l'ingresso e l'uscita dell'autostrada sono stati cerra da svarias foto e video hanno cominciato circolano sui social network. In essi puoi vedere il fumo intenso che le esplosioni hanno lasciato.